Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tareale. Eccoci qui di nuovo con Killzone Shadowfall. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati nell'ultimo episodio. Siamo qui insieme ai deportati. Infiltriamoci. Ambirete all'eccellenza sul piano personale e su quello lavorativo. Sarete il nostro orgoglio. Lo stato di New Elgin vi dà il benvenuto a casa. Grandi. Speravano tornassimo. Tutti con lo zainetto che andiamo a scuola. Tutti fuori così, abbiamo i nostri diritti. Quando è sempre peggio. Così attiri l'attenzione, ci ammazzeranno. Ecco, infatti, stai calmo. Io non vi conosco, Ci facciamo riconoscere. Per produrre dobbiamo sacrificarci. Sgocciola un tantino qui, scusate. Occhio al... Abbiamo armi con noi? Lui sta squisciando di lato però, eh. A noi ci becca, ma... Questo tipo qui lo vedo sospetto, secondo me, eh. Sto qua. Io lo controllerei bene. Vediamo un po'. Qua ci inchiappettano. Vabbè. Eccoci. Famo notte una alla volta e dai. Questa burocrazia. Cerchiamo di spicciarci un attimo. Qui c'è gente che vuole lavorare. Questi favoritismi. Ti aspetto all'esterno. Prego, signora. Aia. Fermo! No, fermo! Che sta succedendo? No. Mio marito è lì! Fermo! C'è mio marito lì! Oh, no. Siamo giocati alla signora. Ok. Vediamo questo che già sta a fa casino prima. Errore di lavorazione, dati insufficienti, riprovare. Uno qui. Che non ti pareva che... vai prima tu, giovane, che... Sembra che ultimamente sono incazzati. No? Salve. Sto a posto, patente il libretto. Vado? Amicizia. Ok, quella mi mette ansia. Scusi, sa dove devo andare per favore? Mi dà un'indicazione? Lì? Ok, vado, eh. Grazie per la loquacità. Vado? Ok. Sta a posto. Questo che fa? Sta a posto? Serve una mano? Vabbè, io andrei, eh. Vediamo un attimino. Sono delle capsule che partono. Allora, lì o... Okay. Salve, salve, salve. Sono regolare. Mi prego, mio marito non sta bene. Ha bisogno della sua medicina. È quello lì suo marito? No, non sta bene, no. Salve. Vado... Vado qui. Oh, complimenti per la sporcizia. Tutti questi lavoratori, manco uno che pulisce. E che cos'è? Salve. Siamo sul tram. Come si dice, attaccati al tram. Possiamo attaccarci, perché secondo me se questo inchioda faccia una brutta fine. Nessuno che si tiene. Quindi conviene che ci reggiamo.
Reggetevi, giovani, che qua si sta per ballare. Fatemi sapere quando devo sparaflesciare il tram. E non è una bomba, è una sparaflesciata, è diversa la cosa. Spaccali la faccia prima che si alza. Ok, così, così. E zacchete, esatto, esatto. Potrebbe andar bene adesso. Io mi procurerei l'arma del tipo, eh. Ok. Perfetto. Aggiornamenti sulla posizione di Zeus? Nessuno. L'ultimo contatto è avvenuto nel distretto 47. È nel cuore della zona residenziale. Ricevuto. Quindi devo andare. Trasmissione protetta inviata. A breve dovresti ricevere i dettagli della missione. Inizio in silenzio radio. Non mi serve altro. Vi aggiornerò a tempo debito. Qui 1-8. Chiudo. Questi vicoli secondo me sono infami, eh. Vorrei dire niente. Qua, secondo me, famo una brutta fine. Devo andare là sotto, la cordicella, grazie. Sì, no. Attenzione. Scusate. Attenzione, ci sono dei civili. Ci sono dei civili. Merda. Ci sono dei civili. State calmi. State attenti. Non è che possiamo ammazzare civili. Abbiate fede. Ok. Merda. Guarda questo. Tacci tu, Ado. Che fammi vedere che arma c'hai, va. Secondo me è figa. Ah no, è il pompazzo, aspetta, fammelo provare. Sì, è il pompazzo, non mi piace. Proviamo questo. Quello è troppo. Troppo, troppo. Allora, un momento perché. Ah, vai a disattivare l'allarme, già che ci siamo. Perché devo andare lì, quindi presumo che. Devo passare da questo lato. Andiamo, eh. Speriamo che non ci frigge sta roba. Ok, no. Allora, siamo vicini, ma proviamo da qui. Porta rispetto a sta cieca. Vai, vai, siete liberi. Oh, che sta a fare? Puro spiritoso. Giovane, non toccare le cosce alla signora. Cos'è questo? Ah, vabbè. Vedo se riesco a avvicinare il petto. Oh, piano, piano. Sarà anche una strega, ma almeno state fuori queste stazioni. Comunque, chiamami appena ricevi questo messaggio. Spero solo tu non sia a casa della tua ex. Come ti ho detto, merda, non potrei accettare. Guarda questo. Beh, spero tu stia bene. Ok, un momento, perché sto un po' in condizioni di difficoltà con il pad. Ce l'ho già l'adrenalina, che non mi serve. Ancora, e scusi, abbia fede. Un attimo che mi devo tornare sopra lì. Vabbè. Facciamo attenzione, quatti quatti. Merda. Vai. Non è qui. Spostare il tuo contrattempo sul treno che ha parecchio innervositi. Ti ho lasciato le mie coordinate. Fai presto, non aspetterò a lungo. Allora. Devo andare verso C. Aia. Facciamo questo. Almeno ce li distrae un po'. Merda.
dove dobbiamo andare? Lì. Ok. Tanto quello sta ancora sparando da qualche parte. Siamo esattamente qui sotto. Ora in realtà non so come io possa arrivarci. Se prendiamo il giornale, già che ci stiamo. Proviamo. Siamo venuti da lì, da qualche parte. Comunque dobbiamo andare qui sotto. Dobbiamo acquattare. Che non avevo mica visto che... Era questa la... Ok. Complimenti per il vestiario, eh. Passo di qui. Prendi quel che vuoi. Parte ancora il mio dubbio sul tuo bestiario. C4 e detonatore al posto di cosa? Al posto di niente, perché non ho bombe, quindi no, questo non ci piace. Nient'altro. Possiamo andare, dai. Mettiamoci qui. Adesso dobbiamo cercare di... Attenzione a quelli che... aspetta. Quei due lì. E basta, vabbè. Facciamo una cosa veloce, così. Guardatevi! Io non sapete vedere oltre il vostro naso! Io sì, vedo meglio di chiunque! Immagino. Adesso conviene però che ti nascondi. Dove? Dove? Ah, ok. Stai lì, tranquillo. Don't worry, si risolve a breve. Perfetto. Un'amicizia. Ok. Ogni tanto spara flash. Ecco. Dite niente. Ma che fate? Scusate, io vi sto aiutando. Cioè, questi urlano pure, ma... Ma non c'è collaborazione, non c'è collaborazione. Si cerca di fare cose in stealth, quelli allarmano quasi tutti. Allora, qua bisogna un attimo capire come arrivare lì sotto. Come arrivare lì. Proprio. Dimmi che posso passare. Non posso passare. Meno che non mi... La corda. Maledizione. Allora, forse devo passare qui? Non lo so. Passo qui. Lode e onore al popolo Elgar. Tanto comunque... Di New Elgar, difensori della libertà. Cioè, questo a 46 metri, quindi... Presumo di dover passare anche qui, quindi tanto vale. Amicizia. Questo è ancora vivo. Lancia sta gente.
ancora. E basta. Ok. Proteggiamo qui, sennò se scatta l'allarme poi. È uscito un macello. Quindi... dobbiamo andare qui, preso un mazzo quanti cadaveri. Un po' di munizioni. Questa non ci interessa. Diamo una sflashata per vedere. Quell'altro è a 94 metri, quindi presumo dobbiamo passare da qui. Perfetto. Fatto. Eliminati. Non pensavo che ce l'avresti fatta. Grazie per la fiducia. Audiolog, aspettate che cerco di farlo. Sono le ore 7:00 fuso standard, distretto 47. Procedo all'interrogatorio del sospetto Delta 2985. L'accusa è spionaggio. Vi prego, mi serve un medico. Una volta ho interrogato un soldato d'assalto Elgast. Era un duro. Era stato ferito 4 volte in battaglia. Gli era esplosa metà faccia e aveva perso un occhio. Un vero macello. Eppure era riuscito a diventare uno dei guerrieri più decorati che avessimo mai avuto. Era un eroe, per cui si sentiva intoccabile e al di sopra delle regole. È stato questo atteggiamento che ha attirato la mia attenzione. Non ho mai incontrato un uomo con tanto fegato. Con me è durato esattamente 2 minuti e 3 secondi. Tu non vali neanche la metà. Non sto cercando di spaventarti. Ti sto solo spiegando come stanno le cose nel tentativo di far risparmiare tempo a entrambi. Ti prego, non farmi. E voglio che tu abbia ben chiaro un concetto. Ti farò molto male. Aspetta, aspetta. Non so come si chiama. Quindi, sei in contatto con lui? Vedo che facciamo progresso. Solo che è un po' poco. È troppo tardi. Ora lascia che ti mostri come sono riuscito a far crollare quel soldato. Ok, allora, spero si sia sentito l'audio log. Guarda, guarda. Vai, vai. Telecamera che non ci è d'aiuto. Ok, allora vediamo un attimo di questo. Non ci interessa. Dobbiamo andare qui, giusto? Sì, perfetto. Arriviamo almeno all'altro computer. Merda. Allora, vediamo. Dov'è che dobbiamo andare? Mi dà. Lì. Non c'è niente da. Da prendere. Magari. L'amicizia. Ah no. Usiamo l'ascensore. E vediamo dove andiamo a finire. È una caccia al tesoro questa, se riusciamo a beccare sto tipo o meno. Tra l'altro solitaria, questi ambienti ostili un po' che tipo città prigione, anche abbastanza grandicella tra l'altro, dov'è che stiamo andando, scusate. Ah,
Ok. Zeus, qui uno. Devo fare un'altra. Due piani, no? Passo. Zeus, rispondi. Passo. Dobbiamo andare lì sotto. Metteremo una vita. Cerchiamo di andare a passo spedito, va, se no. Magari. Se riusciamo a arrivarci velocemente. No, no. Ma magari guardare dove si cammina potrebbe tornare utile. Avevo dato per scontato che ci fosse tipo una piattaforma, una passerella per scendere. Era una passerella, sì. Si scendeva anche, sì. Un po' più bruscamente del previsto, però. Quello, il piccolo dettaglio. Mi sa che dobbiamo usare la cordicella là, perché... Sì, ma non mi puoi salvare direttamente quando sono arrivato a quel piano, invece di farmi rifare tutta la discesa, che... Vabbè, aspettiamo che ci spara la discesa. Comunque, come detto, poi vedremo poi, cioè, magari già li stiamo vedendo i video di multiplayer. Fatemi sapere anche per quello se vi piace il multiplayer di questo titolo, se lo state giocando o meno. E in generale, se comunque il anche il single player, se vi sta piacendo o meno. Come detto, la... diciamo la trama non è che sia il punto forte della... Allora, abbiamo la corda adesso, cerchiamo di utilizzarla. Grazie. Ok. Perché mi togli l'arma? Ah, perché... Aspetta che... Stiamo andando giusti, ok. Sempre meglio controllare, perché... Occhio soprattutto quando si arriva a questi parapetti che... Sarebbe utile magari metterci una ringhiera per evitare che qualcuno si sfracelli. Salve. Don't worry. Amico. Ti sposti? Grazie. Andiamo. Non abbiamo tempo da perdere. Secondo me dobbiamo salire. Non è vero. Facendo come volevate, per cosa? Così ci... Don't worry. Gente di Container City. È Dylan che parla. C'è uno Shadow Marsh. C'è bisogno di scappare. Aia. Quindi dobbiamo guardarci un po' le spalle da tutti. Allora rimettiamo questo magari così. Potrebbe darci una mano. Dov'è che devo andare? Lì. Ok, qua bisogna, come detto. Allora, dovrei scendere, quindi provo da questo lato. No, direi di no. Audiolog. Maledizione. Sono i Black End. Non avevano mai raggiunto questo distretto. La milizia locale si è unita a loro. Dicono che tutti i distretti a est del nostro settore abbiano giurato fedeltà. Era Visari sta perdendo il controllo. È solo questione di tempo prima che tutte le milizie e i capi militari rispondano a Tiran. A me sta bene. Che vadano pure a farsi ammazzare al di là del muro. Ok, perfetto. Momento. Il problema è che ogni volta che vi devo far sentire l'audiolog devo avvicinare il pad al microfono, quindi sto non scomodo di più. Continuiamo a scendere. Aia. Stai zitto, per favore. Ma che piangete? Vi sto liberando, vi sto aiutando, vi sto dando una bella mano, Attenzione, guarda quello che si butta. Signorina, mi scusi. Si dovrebbe... Appunto perché c'ho una coscienza. Cercando di aiutarmi. Lo so, c'è qualcuno che mi spara da dietro, ma... Devo prima un attimo acquattarmi da un lato. L'altro lato, va bene. Cioè che questo sta facendo un po' più lungo del previsto questo video. Scusa. Ci serve, ultimamente non... Fortunatamente stiamo morendo meno.
adesso che troviamo l'adrenalina. Quando non troveremo più l'adrenalina, moriremo più spesso, sicuro. Adesso che troviamo adrenalina a palate, non ci serve. Ok, intanto me li tiene un po' impegnati, perché qua sono tanti. Sono anche cattivi. Merda. Ok. Scusi. E muori. C'è la testa dura quello. Ci siamo? Dov'è che devo andare? Lì. Ok. Lì non c'è niente da prendere, magari. Qualcosa imboscato di solito, infatti. Questi luoghi così buttati da queste parti, c'è sempre qualcosa di imboscato. Altro ascensore, vabbè ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui direttamente. Ci vediamo con il prossimo appuntamento con Killzone Shadowfall. Vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando come sempre commentate, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tagliare.